Grazie, grazie per l'invito di cui sono davvero contenta. Comincio con un brevissimo aneddoto. Lo scorso San Valentino ci è stato chiesto a un manipolo, piccolo manipolo di poeti, di scrivere una poesia per San Valentino, amore al tempo dei barconi. E noi abbiamo fatto il compitino, abbiamo fatto le nostre piccole poesie. Non è successo niente, questa cosa non ha cambiato niente, tranne, va bene, suscitare una polemica interna che lascia il tempo che trova, di stile, di opportunità del fatto, insomma. Emma Marrone, pochi giorni dopo, dopo un concerto, dice: aprite i porti, e questo è un caso. E quindi veniamo a quello che diceva Guido Mazzoni stamattina. Cosa cambia? La poesia, cosa può cambiare veramente la poesia? Il mio titolo, praticamente, non dovrei neanche parlare perché è il riassunto di tutto quello che dirò, però, l'io lirico, inteso come esempio pedagogico soggettivo di un altro modo di stare al mondo, è talmente contraddittorio da essere ormai insostenibile. Tutti i poeti, volenti o nolenti, sono macinati dall'ingranaggio del neoliberismo. Come potrebbero autenticamente rispondere dell'eccezionalità delle proprie parole con l'eccezionalità della propria vita? La poesia lirica, intesa come riflessione sensibile al mondo, come visione filosofica della storia che mantiene uno sguardo ampio, che lega cosa con cosa, oggi diventa civile. Presa in carico di un noi del quale abbiamo umanamente bisogno in quest'epoca fluida e precaria, di cui abbiamo parlato estesamente per tutta la mattina, di smarrimento politico e sociale. La poesia, a mio parere, può proporsi come elegante contrario al legante sociale dell'odio e della paura che si vuole travolgano un paese dove sono stati creati nemici immaginari, dove la cultura è un bersaglio da bullizzare, dove il popolo è stato diviso e spaventato a scopo politico. Quindi la poesia, a mio parere, riveste la funzione, o dovrebbe rivestire la funzione di controcanto come resistenza politica. Ma per agire davvero nel tessuto sociale è necessario che i poeti escano dai luoghi della poesia, che siano veri e propri attivisti. Più nel dettaglio, qual è la specificità dello sguardo di un poeta che ritengo necessaria a una società spaventata come la nostra? L'attenzione chirurgica ai sentimenti, lo svelamento degli inganni consolatori, ovvero l'emersione del rimosso sociale e dunque la possibilità di mostrare a se stesso per primo, attraverso le parole e dunque al lettore, la cosiddetta realtà completa delle sue due parti, visibile ed invisibile. La poesia, con la sua quota ampia di silenzio, allude sempre all'oltresuono dell'invisibile, fatto di rimosso psicologico e sociale, dell'80% di materia oscura che compone il nostro mondo e anche dell'immane impatto di energia del nostro vivere e forse, chissà, dei nostri morti e del nostro morire. In una parola, cerca di esprimere più che di dire, perché dice forse più con la pausa, con il silenzio, la verità. Ma nel nostro paese, dopo Pasolini, non è stata più scritta poesia civile, perché non ne abbiamo più avuto bisogno. Abbiamo attraversato anni di discreto benessere economico, anzi un dolente ventennio di stordimento edonistico, e soprattutto, dopo gli anni entusiasti e complessi della ricostruzione del dopoguerra, abbiamo attraversato 70 anni di ininterrotta pace. Sebbene poeti sentinella, poeti attenti come Antonella Nedda, abbiano sempre chiamato tregua la nostra iniqua pace occidentale, fondata sullo sfruttamento delle risorse di quelli che oggi abbandonano le proprie case a rischio delle proprie stesse vite per godere qui, almeno insieme a noi, o meglio ai margini extraurbani di noi, di quanto abbiamo loro depredato. La reazione dell'Occidente benestante è stata cominciare immediatamente a lamentarsi di essere povero anch'esso. Cioè, improvvisamente noi ci siamo resi conto di avere delle difficoltà.
di non avere forze economiche per accogliere quelli che ha ridotto alla fame o dei quali ha finanziato le guerre. Il neoliberismo ha fatto saltare i parametri del bene e del male, la possibilità che un bianco che alla sera chiude a doppia mandata la porta di casa propria riesca o voglia identificarsi con un nero che vive per strada tra l'immondizia e al rischio continuo di subire o compiere, come dargli torto, violenza. La mia domanda continua è: come possano i poeti tacere di tutto questo? In questo clima mi sembra indispensabile che i poeti prendano la parola. La poesia dovrebbe rimanere in piedi come una sentinella nel deserto umano, a ricordare il mondo prima della ferita, il mondo prima della separazione. Ciascuno può dare il nome che vuole a quella memoria di una felicità primaria e perduta. Tranströmer la chiama la lingua invisibile, alla quale, appunto, rispondendo a proposito della traduzione, diceva che tutti i poeti attingono, inclusi i traduttori, quindi i traduttori dovrebbero anch'essi attingere alla stessa lingua alla quale ha attinto il poeta in lingua originale. Tolstoi, mondo protoverbale. Baudelaire, le corrispondenze. Neruda immagina Whitman galoppare nell'alfalfa cogliendo papaveri per il futuro. Dante lo chiama paradiso, un intelligente riverbero del mondo fusionale amniotico. Non importa il nome, importa che tutti abbiamo la memoria di un tempo nel quale siamo stati felici, il ricordo della gioia di un antico, bellissimo, dantesco intelletto d'amore. Quando il mondo ci pareva solo quello che è, uno spettacolo commovente dove noi siamo una fondamentale ma irrisoria particella viva. Nei paesi arabi, in Africa, nell'Europa dell'Est, fra gli armeni, la poesia ha sempre continuato a parlare di cose concrete e ha parlato da vicino agli esseri umani, rivelandone e incoraggiandone sentimenti, desideri, diritti. Negli altri paesi la poesia continua ad essere il controcanto solido al dolore delle persecuzioni, della fame, delle guerre, delle oppressioni, mentre i poeti dell'Occidente si sono ripiegati su quanto abbiamo descritto per tutta la mattina. Poi, una mattina vado al mercato e scopro che nel gergo popolare ha fatto il suo ingresso l'invettiva di nuovo conio "va morì a mare", variante razzista del più generico invito "va morì ammazzato". Il malo suggerimento viene scagliato da un verduraio anziano all'indirizzo di un ragazzino nero. Il verduraio che augura la morte al ragazzino non è mosso da quella che pur superficialmente legittimeremmo rubricandola alla voce guerra fra poveri. Il commerciante possiede uno dei banchi più voluminosi del mercato dell'Alberone, fa pagare 4 euro un sacchetto di puntarelle capate. La sua è pura irrazionalità ventriloqua, sono stragi in diretta televisiva che diventano modi di dire, orrori assunti come esortazioni, ma le parole, lo sappiamo, formano i pensieri e i pensieri formano le azioni. Ancora, un pomeriggio suona alla porta di casa un venditore dello storico aspirapolvere Folletto. Rispondo: grazie, non sono interessata, e lo sento replicare scendendo le scale: Madonna che puzza dentro sto palazzo, ma che ci stanno i negri? Così confermo l'urgenza di un argine, confermo che non è più tempo di arte per l'arte, ma che è tornato il tempo di una poesia che si faccia a pieno carico della realtà, che prenda la parola a nome di chi non ha voce, senza impantanarsi nel dilemma sterile del diritto che hanno i poeti, che comunque sono e restano un io biografico nonché biologico, di pronunciare un noi senza peccare di arroganza. Ognuno sta trovando la sua soluzione. Ci sono quelli che costruiscono nuovi modi stilistici, di intelligenza anche enigmistica, fluida, installativa e aliena, e luoghi carsici di distribuzione dell'opera, coi quali desiderano terremotare i palazzi dell'establishment, derivando però i loro stilemi dalle barricate anticapitaliste di culture capitaliste e colonialiste come quella francese e americana. C'è chi, come Guido Mazzoni, cambia continuamente la persona che dice io, per articolare da ovunque la sua condanna a un mondo molto dopo la perdita, dove siamo così disincantati che l'orrore non ci fa più orrore, va a morire a mare. E si maschera con la maschera del grande padre Stevens per cantare.
C'è chi parla di sé scarnificandosi fino allo stato di emblema del genere umano, come Antonella Nedda, che arriva a pronunciare la letizia dei santi, giunta a strappi nel luogo dove non importa più quello che Mariangela Gualtieri identifica come radice del male, ovvero la pretesa di essere amati. Anche i nostri poeti sono in grado di ricordare al mondo cosa ci rende felici e dunque umani. Le due cose sono strettamente connesse. Più siamo felici, più siamo disponibili, più siamo felici. Il solo modo di essere felici è sentirsi parte di una comunità affettiva, avere oltrepassato la solitudine nella quale ci getta l'abbandono che avviene col nascere. Parlava stamattina Cipollaro di questo anestetico al dolore, no? Che è questo mondo, questo corpo continuamente connesso. E io sono profondamente, mi ha colpito molto questa cosa che hai detto. E è in sintonia con questo che sto dicendo. Più siamo felici, più comprendiamo che il nostro compito è formare appunto questo controcanto collettivo a paura e odio, e che abbiamo il dovere politico della speranza e della fiducia, con gli occhi aperti ovviamente. È necessario che i poeti continuino a leggere in profondità l'isolamento di questo occidente in agonia, ma è necessario anche che comprendano e credano che la loro poesia può contribuire a formare la coscienza dell'opposizione. Quando si dice che la poesia non intacca la politica, si pensa a una politica dei vertici. È chiaro che non intacca la politica dei vertici, ma può appunto socialmente arrivare a cambiare porta a porta, lettore a lettore, qualche cosa. Detto tutto questo, rimane comunque lontanissima da me la pratica di smontaggio del giocattolo della poesia. Non amo teorizzare metodi e tantomeno proporli come unica scrittura auspicabile e possibile. Ognuno di noi si comporta con gli oggetti che ricadono nel suo interesse, poesia inclusa, a seconda di quello che è. Il mondo che vediamo e successivamente leviamo a teoria è specchio di quelli che siamo. E io sono una che ritiene che cristallizzarsi o agglomerarsi intorno a un'idea di metodo sia un pericolo per la creatività e la ricerca, che deve necessariamente essere rischiata da ciascuno alla prima persona. Io stessa potrei cambiare idea su tutto quanto ho dichiarato, poiché ritengo la poesia uno spazio di libertà militante. Scrivere poesia è un privilegio troppo grande per guastarlo coi regolamenti. Credo che ognuno debba concedere a se stesso e agli altri di provare ogni volta l'entusiasmo, il trauma e la gioia ineguagliabile della parola, il canto di cui si parlava stamattina, che seguiamo da vivi a bocca aperta per scoprire quello che non sappiamo, i luoghi fuori dalla giurisdizione conosciuta dove non siamo mai stati.